che vi voglio raccontare. È un racconto che parla sì di sofferenze, ma soprattutto di carità e di amore. Più di 500 anni fa, una luce ha illuminato le contrade di bene e ha scaldato i cuori di coloro che l'abitavano, dando speranza. Noi povera gente eravamo oppressi dalla miseria e dalla disperazione. Le carestie si susseguivano, facevamo la fame. Pensate che fummo costretti a pestare usci di noci e con quella farina a farci il pane. Sempre le nastri, In quei momenti così dolorosi è giunto tra noi la prima Paola Laura, novella sposa di Ludovico Antonio Costa, signore di bene, Trinità e Carù. E sono successi avvenimenti eccezionali. Padre Angelo Cattelli, basso, vicario generale francescano e direttore spirituale Papa, padre Andrea D'Artemisano, professore della contessa Apre, e padre Crescenzio Morra, suo professore a me. Marco Di Martino di Mantova, madre dello sposo, vedova dal 1471, e il conte Giovanni Costa, Signora, siete la benvenuta. Sono il priore del convento e mi chiamo Padre Crescenzio. Il vostro confessore di Brescia mi aveva preannunciato il vostro arrivo raccomandandovi di starvi vicino. Era il 1484, quando nella casa dei Gamba fu ospitato il conte Bongiovanni Costa, signore di bene, che tornava da Venezia per conto del duca Carlo I di Savoia. Pure nobile e facoltosa, ammirata per la sua bontà d'animo.
Padre, mi scusi se le ho aperto il mio cuore tediandola con tutte le mie traversie, ma dalla mia partenza da Brescia ho trovato sollievo solo nella preghiera e in Maddalena. Io vi ho ascoltata di buon grado perché il vostro animo traboccava. Confidandovi con me, avete placato la vostra sofferenza. Vi posso chiedere la grazia di essere per me il padre spirituale di cui ho tanto bisogno? Sarò felice di esserlo, come già avevo comunicato a Padre Angelo. L'ho conosciuto durante i miei studi a Bologna. Il regalo che potevate fargli, un figlio. Come volete chiamarlo? Il nome che preferisco è Francesco, per la devozione profonda che nutro verso il Santo di Assisi. Ma se anche voi ci tenete a dare un nome di famiglia, come Giovanni. Avete ragione. Siete sensata come sempre. Allora, per non spaventare nessuno, lo chiameremo Gianfrancesco. Gianfrancesco è proprio un bel nome. Essa si adoperò con sensibilità ed avvedutezza per portare la pace tra Ludovico e lo zio Bon Giovanni per questioni di eredità e tra il conte e la popolazione benese riguardo all'uso delle acque. Dalmazzo, nella sua cronaca di fine 1400, riguardo a Cuneo e a Borgo San Dalmazzo, scrive: cadette una terribilissima tempesta, di modo che ne seguitò un'estrema carestia, donde la gente, gran parte dei popolari, erano costretti a sovvenirsi di pane di gramigna, di pane di sarmenti, di granella di ughe e di cortice di noci, ed altre simili cose. Onde ne seguitò morte di più persone per la fame. Vero è che pasti, e tutti correvano per mettere qualcosa sotto i denti. La morte era una compagna quasi quotidiana, di grandi e piccoli. Soprattutto i bambini, i più deboli, cadevano sotto la sua spietata falce. Ed io ho bisogno di chiederti un gran favore. Tu sei stata la prima persona, dopo di lei e padre Crescenzio, che dal mio arrivo a bene mi abbia parlato con affetto, non lasciandosi intimorire dalla mia posizione, e mi ha aperto completamente il suo cuore. Ti chiedo di accordarmi la tua compagnia sempre, diventando la mia ancella. Sarai per me la sorella che non ho potuto avere al mio fianco. Accetta, ti prego. Sono solo un umile popolana, mi fate un grande onore chiedendomelo. Il mio affetto per voi e per il piccolo Gianfrancesco è grande e sincero. Signora, io sono e sarò fino alla morte con voi, con tutta me stessa. Sono però molto amari per la dama di bene. Il conte trovò il modo di infliggerle gravi umiliazioni. Si allontanò da lei, prese ad assentarsi, spesso con la scusa della cura delle varie proprietà e delle battute di caccia al cinghiale. Aveva poca attenzione per il figlio e risiedeva per lo più nel castello dei Costa a Carrù. La mia signora si è aggrappata alla preghiera e alla fede per continuare a sperare contro ogni speranza, ma i problemi hanno continuato ad ingigantirsi. Pensate che il conte ha avuto l'ardire di portare nel castello di Bene a fine estate del 1494 la sua amante. E bella sì, ma troppo piena di sé e si è mostrata da subito prepotente con la padrona in casa. Lei non ha reagito. Soffrirò per te in ogni momento della mia giornata e saremo così uniti spiritualmente sempre. Sì, mamma, lo so, io vi amo immensamente. Mi raccomando di riguardarvi e di pensarmi come farò anch'io. Quando tornerò e sarò più grande, vi prometto che farò finire tutte le ingiustizie verso di voi.
Gianfrancesco, non voglio sentirti parlare così. Il signor Conte è come cieco in questo momento, ma io non sopporto che tu gli porti rancore. Per amor mio, non mi fai queste cose. Ci rivedremo presto. Stai tranquillo. Esattamente sentirti stringere da persone amate. Che feste ci sono state nel castello di Tragoino. Non avevo mai visto tanti signori insieme ballare e divertirsi. Sistemata alla meglio negli anfratti e sul terreno sotto le mura, ed attendeva che i servi gettassero dai bastioni gli avanzi per azzuffarsi e rimediare qualche brandello di cibo. Tutti erano laceri, deboli, alcuni non avevano la forza di muoversi. La situazione delle campagne di tutto il Piemonte era disastrosa e la gente lasciava i campi devastati da eventi atmosferici sfavorevoli per avvicinarsi ai luoghi dove i signori vivevano bene. Le carestie erano tremende in quegli anni, spiegò Provana a Paola. Pronta a perdonarti, non temere. Come può, visto il male che io vi ho causato? Ho preso il vostro posto, vi ho calunniato, vi ho fatto rinchiudere, subire ogni genere di violenze. Vi prego, datemi il vostro perdono. Non devi chiederlo, ti è già stato dato. Ora ricorda. 1505, Paola ebbe la gioia di rivedere il figlio. Gianfrancesco, sedicenne, dopo i tanti anni passati alla corte dei duchi di Savoia a Torino, tornò a bene. Amici e parenti vennero per salutarlo, ma la madre lo volle per sé tutto un pomeriggio, per farsi narrare la sua vita, le sue conoscenze e i fatti successi. Paola era serena, perché nonostante le sue traversie, il suo ragazzo era cresciuto bene, ma fece senza essere vista un furtivo segno della croce. In cantina, il servo aprì la bocca e disse, porgendo il calice: Conte, assaggiate, sembra ottimo, colore e profumo sono eccezionali. Paola tacque. Era stupita come lui, ma sapeva chi era venuto in suo aiuto, poiché era già successo altre volte, sempre in occasione di atti di carità operati con i poveri. Porto fresche rose. Certo, rose in questo freddo gennaio. Fatemele dunque vedere. La contessa aprì il grembiule, mormorando una preghiera sottovoce, e il pane si trasformò in rose, nonostante la stagione fosse del più rigido inverno. I poveri rimasero in silenzio ad osservare la mano di Paola che alzava al cielo uno stelo fiorito, e qualcuno cadde in ginocchio, capendo la grandezza del miracolo che Dio aveva operato. Thank you.
Avete licenza di dare ai poveri quanto ritenete giusto. E a predicare a bene un frate francescano, che così descriveva il rapporto che intercorreva tra marito e moglie. Paola è dotata di grandissimi titoli di santità. È amata dal suo marito, credo non si trovarla se non pochi. Marito e moglie sono consolatissimi insieme e tutta quella benedetta casa. Mi hanno fatto predicare, ho battezzato il pulpito e il loco sancto che fanno fabbricare all'ordine nostro. Giovane donna con una grande fede, capace di immensa carità e amore. Nei secoli la devozione dei benesi verso di lei non è mai venuta meno. Anche oggi lei veglia su tutti coloro i quali, quando la vita pone difficoltà o regala grandi gioie, si rivolgono a lei. Ora si riformerà il corteo e insieme, in modo composto, ci recheremo da Paola per rendere omaggio al suo corpo conservato nella chiesa di San Francesco. Della Madonna e leggerò il libro mandatomi da lei, Padre Angelo.